Sì, è stato un momento sicuramente molto emozionante, però come ho detto prima sembra molto scontato dirlo, però quando non ottieni 3 punti è dura essere contenti al 100%. È stata una situazione dove noi ci lavoriamo ogni settimana sulle palle inattive, mi sono trovato una palla lì sul rimpallo, ho cercato di girarla in porta più velocemente possibile e mi è andata bene. Dal punto di vista tattico è sembrata un po' la gara dell'andata, non siete riusciti a palleggiare come vi fate perché avete subito un po' la pressione, soprattutto in difesa avete lanciato più del solito. Ecco, forse diciamo, la grande delusione per il gol preso che poteva essere evitabile anche se la giocata di Nico Gonzalez è stata bella. Sì, sicuramente tutte le partite non sono uguali e dobbiamo essere bravi a soffrire come è successo stasera perché devo fare i complimenti alla Fiorentina, gran parte della partita ci ha messo in difficoltà, ci ha fatto correre molto e come ho detto dobbiamo essere bravi e accettare anche di soffrire da squadra perché quando non abbiamo il pallino del gioco dobbiamo comunque, come è successo stasera, andando in vantaggio, cercare di mantenerlo, poi ovviamente ci sono anche gli avversari e una grande giocata di Nico Gonzalez. Ci ha fatto il gol. Nicolò, alla fine dei conti, questo pareggio l'avete visto più come un bicchiere mezzo pieno o come un bicchiere mezzo vuoto? È difficile da dire se si guarda l'ultima partita, però come ho appena detto tutte le partite non sono uguali. Questa sera abbiamo sofferto molto di più, forse era qualche partita non soffrivamo così. E siamo lì davanti. Io credo che comunque nelle difficoltà abbiamo sofferto, abbiamo cercato di mantenere il baricentro alto il più possibile, poi ovviamente, come ho detto, le difficoltà ci sono e dobbiamo fare questo step per crescere. Nel corso di questa settimana il mister Sarri ha parlato di cilindrata mentale e il timore che ci possono essere degli alti e bassi anche a livello di approccio appunto di testa alle partite. Ecco, questa Lazio che testa ha? Che cilindrata mentale ha? Vogliamo dare una risposta al mister? Sicuramente il mister ha ragione perché ci siamo confrontati molte volte su questa cosa che è uscita in spogliatoio. Ovviamente credo che comunque nelle ultime partite è stato fatto, possiamo dire, un salto di qualità su questo aspetto. Ovviamente stasera non è un calo mentale, ma è una bravura dell'avversario che ci ha messo in difficoltà. È una partita che molto probabilmente qualche settimana fa la perdavamo. Hai parlato di bravura dell'avversario, la difficoltà principale o comunque la loro bravura principale è stata quella di ingabbiare un po' il centrocampo, perché la sensazione è stata che rispetto alle altre partite, no, nelle quali soprattutto Cataldi, no, di solito riesce molto di più a gestire la partita, questa sera ha avuto molta più difficoltà. Sì, hai detto bene, ci ha messo in difficoltà su questa cosa qua perché io e Romagnoli siamo abituati a costruire l'azione dal basso e questa sera facevamo fatica a trovare il centrocampo perché loro venivano uomo contro uomo e molte volte abbiamo provato, ma era troppo rischioso perché eravamo aperti, ci hanno rubato palla e quindi a volte bisogna adattarsi alla partita e cercare altre soluzioni. Se c'è l'ultima, ricordatevi che ci troviamo ancora a metà campionato. Anche tu pensi che la corsa allo scudetto sia veramente già chiusa? Difficile dirlo, ovviamente adesso è scontato dirlo, però non dobbiamo passare partita per partita, perché passi da una settimana dove fai benissimo, sembra che puoi vincere contro chiunque, la settimana dopo fai molta più fatica e quindi dobbiamo passare partita per partita e poi magari a fine campionato tiriamo le somme. Era l'ultima. Tornate a Verona settimana prossima, amici che ritrovi, ma sarà anche una gran battaglia perché l'Hellas che trovate è probabilmente l'Hellas più in forma rispetto a una stagione che sembrava vederla relegata all'ultimissimo posto. Sì, sicuramente per me sarà emozionante perché io sono proprio di Verona, sono nato lì e non posso negarlo, sono tifoso. E quindi affrontiamo una squadra che io seguo tutte le partite, le ultime partite sta ritrovando il passo dell'anno scorso e quindi dobbiamo farci trovare pronti perché molto probabilmente sarà una partita non come stasera a livello tecnico, però ci verranno a prendere uomo contro uomo e quindi dovremo essere bravi a spostarci per trovare spazi. Grazie.